Buongiorno a tutti, oggi vediamo la discendenza di Sem, i semiti, i popoli semiti tra cui anche gli ebrei, e la chiamata di Abramo. Ecco, leggiamo i versetti 10-26, che faremo presto a spiegarli. E queste sono le generazioni di Sem. Sem aveva 100 anni e generò Arpaxad. Due anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaksad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaksad visse 35 anni e generò Selah. Arpaksad, dopo aver generato Selah, visse 403 anni e generò figli e figlie. Selah visse 30 anni e generò Eber. Selach, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figlie e figlie. Eber visse 34 anni quando generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figlie e figlie. Peleg visse 30 anni e generò Reu. <coughs> Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figlie e figlie. Reu visse 32 anni e generò Serug. Seru, Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figlie e figlie. Serug visse 30 anni quando generò Nakor. Serug, dopo aver generato Nakor, visse 200 anni e generò figlie e figlie. Nacor visse 29 anni e generò Terak. Nacor, dopo aver generato Terak, visse 159 anni e generò figli e figlie. Terak visse 70 anni e generò Abram, Nacor e Aram. Ecco, vedete che la, il racconto è come una collana, ecco con il medesimo stile, cliché, come si potrebbe dire, dove si alternano i nomi dei discendenti di Sem. Viene ricordata solo la genealogia che giunge a Eber, Nacor, Terak e Abram. Ecco... E gli altri figli e figlie che sono stati generati dei, dei patriarchi eh, non viene detto nulla. Ecco, eh, non, non ripetiamo i nomi perché non, ha, non si riesce a comprendere il loro significato. Mentre le genealogie, le, le generazioni di Adamo e Caino, ecco, i nomi raccontavano una storia. Ma questi siamo in un momento molto più tardo in cui la, eh, non c'è più la, la, lin, la lingua ebraica e i nomi sono incomprensibili. Ecco, Può darsi che non vogliano dire nulla alcuni, ma è molto strano perché... Eh, Nell'ebraico ci sono dei nomi invece che vogliono, hanno un significato ben preciso, però non, le, non lo stiamo a, a ridirgli ecco, tutta questa generazione, questo eh, quadro genealogico che arriva appunto al nonno di Abramo, al padre di Abramo, poi Abramo, Lot, eccetera. Ecco, leggiamo le note, Eber da cui deriva il nome ebrei, il popolo ebraico, poi Peleg, l'abbiamo già visto, dal verbo ebraico dividere. Ecco, potete vedere Genesi 10-25, e poi invece Abram, il nome significa padre esaltato. Vedete? Eh. Ecco, adesso leggiamo 27-32 perché ci interessa molto di più questa parte dice <coughs> queste sono le generazioni di Terach Terach generò Abram allora vedete che c'è Nacor che è il nonno di, di Abramo ecco, ma anche è il il figlio di Terach e ecco, anche il fratello di, di Abramo Ecco, leggiamo allora queste sono le generazioni di Terach Terach generò Abram Nacor e Aran e Aran generò Lot Aran morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale in Ur del Caidei Abram e Nacor si presero per sé delle mogli. La moglie di Abram aveva nome Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terak prese Abram, suo figlio, Lot, figlio di Aran, figlio cioè del suo figlio, e Sarai sua nuora moglie di Abramo suo figlio e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono ecco. si arriva perciò a Terak padre di Abramo vengono menzionati due fratelli di Abramo e anche il nipote Lot ecco i fratelli di Abramo sono Nakor, o Nakor, non so come si dice e Aran e che però Aran muore ecco e quindi Nakor rimane l'unico fratello prima di spostarsi tutta questa piccola famiglia nella terra di Carran ecco Aram dunque muore ad ur dei caldei, mentre Nacor e Abramo prendono le mogli. Sara era sterile e bisogna ehm, comprendere la mentalità del tempio: che eh, la sterilità era una maledizione. Quindi, qui vediamo anche già ad adesso un um, una qualità di Abramo, ecco perché lo vedremo successivamente: che una donna che era maledetta, cioè sfortunata si può dire, ma non benedetta da Dio, ecco si dovrebbe dire così. Sarà estremamente gentile anche con questa donna che non gli dava dei figli, e glielo darà uno molto tardi, nella vecchiaia. Per quel tempo, appunto. La sterilità era una cosa che, non, eh, che intristiva la donna e che voleva dire più o meno che non c'era la benedizione degli dèi. Ecco. E poi c'è la partenza al versetto 31. Terach, eh, il padre, prende Abramo, suo figlio, Lot, e il nipote di, di Abram figlio di Aran, e si spostano verso Carran. Ecco, può darsi che ci sia stato un desiderio di staccarsi da Ur del Kildei per un motivo di, che può essere qualunque, però probabilmente ecco, è un'ipotesi. Però, eh, come dicono anche altri testi, è possibile che ehm, Abramo e la sua famiglia, Terak soprattutto, perché l'idea ecco, di staccarsi dalla città natale che era sul Golfo Persico, Ur, molto a sud, e andare fino a Canaan, a Carran, ehm, nella Mesopotamia, nella Mesopotamia del nord, ecco, era, un, era un viaggio lunghissimo, c'era ecco, probabilmente la, la volontà di staccarsi eh, dai caldei, ecco, popolo bellicoso e, e, e pagano. Potete leggere Atti 3, 2, 4, Ebrei 11, 8, Giosuè 26, 2, 3. Ecco, per sapere appunto il perché questa piccola famigliola si era staccata dalla loro patria ecco ma vediamo adesso il viaggio eh, fino a Carran e poi alla, alla terra di Canaan ecco guardiamo la cartina ecco vedete che Ur dei Caldei è qua Seguite sul cursore, si passava da Babilonia lungo l'Eufrate, le poi ehm, Mari, poi Carran, che vedete che è proprio vicino alle, fon alle, alle fonti del Tigri, ecco, e, e siamo nel, nell'estremo nord della, del popolo accadico dei. dei dei sumeri e dei caldei, ecco quindi la, la famiglia non c'è ancora la, la chiamata, la, la, la chiamata di Abramo da parte di Dio, ecco, eh, però appunto questa, questa piccola famiglia fa un, un, un un lungo viaggio, qua potete vedere i chilometri, ecco, sono 330 tutta la lineetta, quindi qui siamo più di mille eh, chilometri tra Ul dei Caldei e la terra di Carran. Ecco, poi invece vediamo appunto la, la, la chiamata, la vocazione di Abramo. E la leggiamo, il papà, il padre di Abramo, muore in Carran, che abbiamo visto al nord, e poi si arriva fino alla terra di Carran, ecco come abbiamo visto. Il Signore disse ad Abram: Vattene dalla tua terra, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Voglio rendere grande il tuo nome e sarai una benedizione. Sì, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si daranno benedette tutte le famiglie che sono sulla terra. Ecco, qui c'è già una profezia, ma ne parleremo negli spunti. Perché Dio disse già ad Abramo quale sarà la sua missione, è una vera e propria missione. Andarsene dalla sua terra. In, questa, in questo caso, Dio si riferisce alla, alla, alla casa che avevano a Carran al nord, e erano già in viaggio. Però, appunto, lì muore il padre. Appena muore il padre, c'è la chiamata di Abramo. Ecco. E, e Si dirige e gli dice: Vattene dalla tua terra verso la terra che io ti mostrerò. Ecco, la coniugazione Ifil. Vabbè, questa è una cosa un po' tecnica, ma vuol dire mostrare. Ecco. E, e quindi vuol dire che ancora non la vede. Ecco, infatti la lettera agli ebrei al capitolo 11 al versetto 8, dice che Abramo. Partì senza sapere dove doveva andare ecco. e quindi si dirige verso il sud perché a oriente c'era il deserto, eh, la Mesopotamia. L'avevano già lasciata e quindi si poteva andare solo verso ovest, verso l'Asia Minore, oppure si poteva andare solo a sud, dove c'erano però le terre più rigogliose, il Libano, la Terra Santa, eccetera. Ecco. E, e poi dice: Ti farò di te un, un grande popolo, cioè il popolo di Israele. Non sa ancora Abramo nulla. E poi aveva la, la moglie sterile, pensate, ecco, il viaggio della fede, ne parleremo eh, negli spunti, e poi gli garantisce la benedizione. Ecco, e gli dice in, una, in questa formula molto particolare per Abramo: gli dice sarai una benedizione. È molto diverso che essere solamente benedetto da Dio vuol dire tu stesso sarai una benedizione per tanti altri. E poi c'è la maledizione su quelli che lo maledicono e la benedizione invece per coloro che lo benedicono. Quindi eh, Abramo diventa appunto un, 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 um, un punto di distinzione. Ecco, si poteva benedirlo, ma anche maledirlo, è come è successo anche al Signore. Ecco. E poi alla fine una cosa che Abramo non vedrà più nella sua vita, ma la vedono i suoi discendenti, appunto la, la promessa ecco, che... Tutte le, le famiglie che sono sulla terra, si, si diranno benedette, appunto, in, proprio ehm, in grazia di Abramo, di Abramo, ecco. E quindi vedete che inizia questo viaggio di fede perché non sapeva dove andare. E c'è una grandissima promessa che Abramo non vedrà nella sua vita, ma la vedranno i suoi discendenti. E pensate che la, la benedizione di tutte le famiglie che sono sulla terra, cioè tutta l'umanità, si arriva a Cristo. Siamo 1850 anni prima di Cristo. Adesso guardiamo un attimo solo la, la cartina per farvi vedere che da carran poi si arrivava fino alla, alla terra santa ecco qua sì che più o meno siamo qua con tutti i viaggi di Abramo, eccetera ecco però pensate che un viaggio così lungo eh, al buio ecco dove c'erano i briganti dove c'era una, una grande violenza ecco, a quei tempi, ecco, quindi certo Abramo aveva molti servi anche armati, eccetera, però era, era sempre un, un viaggio eh, pericoloso e poi eh, appunto sappiamo che Abramo ecco, deve partire ma non sa dove deve andare. Qualche spunto? Eh, su queste cose che ho già accennato, ecco, abbiamo già visto la cartina. La decisione del padre fu per primo di uscire da Ur dei Caldei e andare nella terra di Carran come abbiamo detto. Ecco, questo viene dal padre, ecco, la volontà di emigrare. Ecco, probabilmente non erano ebrigati. Per, per un problema di. Di sussistenza perché tutta l'altra famiglia era rimasta di là, c'erano anche altri figli, ecco. E Nahor è rimasto ad del dei. Ecco, ma allora, probabilmente, faccio un'ipotesi: come ho detto, c'era la volontà di staccarsi da un popolo pagano perché anche loro adoravano gli dei. Anche Abramo adoravano gli dèi che erano nella Mesopotamia, soprattutto i dèi dei Caldei. Ecco. E quindi, quando il padre Terek muore, che cosa succede? C'è subito la vocazione di Abramo gli dice, abbiamo già detto, ti mostrerò, ecco, eh, io la terra al, al momento opportuno, ecco, non te lo dico subito, eh, di, di, Dio implicitamente gli dice così, però lui doveva partire. Ecco qua, allora ci fermiamo un attimo sul tema della fede. Ancora una volta, quando i testi trattano di questo tema così importante per noi cristiani che viviamo di fede, eh, ne parliamo. Ecco, che cos'è la fede? Se uno mi chiedesse ma che cos'è la fede, la fede è quello che ha fatto Abramo, partire con tutto, non solo lui ma tutti i suoi servi, tutti i suoi eh, schiavi, ecco, le mogli, tutto eh, il gregge, verso una terra che non conosceva non sapeva dove doveva andare, quindi si può pensare che questo lungo viaggio nel buio fosse stato, come poi vedremo, voluto da Dio, che si presenta ad Abramo diverse volte e poi certamente la Sacra Scrittura non ci racconta tutti gli episodi ecco, della provvidenza lungo tutto questo viaggio perché era Dio che eh, aveva progettato sia la vocazione di Abramo e anche il viaggio. Ecco, questa è la fede. Ecco. Si parte al buio, ecco, però si aspetta un risponso di Dio perché Dio gli aveva detto che la terra che io ti mostrerò Ecco, tradotto così e non in modo diverso. Ecco. Allora a noi cosa serve? Perché Abramo è chiamato il padre della fede? Proprio per questo, perché si è fidato di Dio. Eh, la fede è anche fiducia di una persona che non vediamo ma che c'è e che opera eh, nella storia dell'uomo. Ecco. E Dio fa sempre così con, con, così con tutti. Pensiamo ad esempio al sogno di Giuseppe, quando deve scappare in Egitto perché il bambino era minacciato e parte eh, per, per l'Egitto, ma anche lì c'era un, un tunnel. Ecco, non sapeva se avrebbe trovato lavoro, ecco, non sapeva se il viaggio sarebbe andato bene, un, un viaggio che probabilmente... Eh, avvenuto sul litorale però era sempre un viaggio molto lento come era allora non c'erano le mattomobili e poi c'erano anche i predoni eh, tutti i viaggi ecco, erano pericolosi infatti gli imperatori eh, facevano i viaggi con la scorta con l'esercito ecco qui vedete la fede dei due sia di Giuseppe ma anche di, di Abramo il padre della fede. Questa è la fede. Se io dovessi rispondere alla domanda cos'è la fede, parlerei di Abramo. E tutta la, la, la nostra vita è così. Ecco, tutti i santi hanno iniziato il cammino al buio, non sapevano qual era il progetto di Dio su di loro e l'hanno scoperto come Abramo al momento opportuno quando il Signore in un qualche modo si manifestava con anche delle contingenze ecco, che venivano dalla, dalla provvidenza. Tante volte ci, ci, ci accadono delle cose ecco, che noi non pensavamo e che ci vengono per il bene. Per continuare il cammino e non possiamo dire che è la fortuna o la sfortuna, è la provvidenza. Eh, C'è quel problema, quel proverbio americano che dice appunto se ti capita una cosa del genere nel momento giusto, improvvisamente non pensare alla fortuna, ma piuttosto al bacio di Dio. Ecco. E ci sono, poi i, i, i santi facevano anche i miracoli perché pregavano e la loro unione con Dio era talmente forte che Dio li, li accontentava quando chiedevano delle istanze e quindi anche i miracoli. E anche nella, nella vita di Abramo ci sono dei miracoli, ad esempio quando... Sara, che era sterile, attende un bambino in vecchiaia. Ecco, questa è la fede. Si va di fede in fede, come dice San Paolo. Si inizia un cammino dove piano piano attraverso la provvidenza oppure a una manifestazione di, di Dio che può avvenire in mille modi. Eh, anche se non lo possiamo vedere, ma eh, ecco, siamo sicuri che è lui, perché vediamo che il suo progetto sta andando avanti, ma non bisogna mai presumere che Dio ci dica tutto eh, subito, non lo può fare questo, perché il diavolo lo verrebbe a sapere, allora eh, questo è un po' il segreto ecco, della fede. E appunto allora la fede ci serve continuamente in tutto il cammino della nostra vita fino alla fine. Ecco, poiché i Santi, eh, molti santi sapessero che stavano per morire o per malattia o per eh, martirio, lo, lo vengono a sapere alla fine. Ecco, Dio non si può dire tutto subito perché il diavolo ecco, non deve sapere. Non deve avere il tempo di organizzarsi per mettere il bastone nelle ruote ecco, del progetto di Dio. Ecco, questo lo si sa, pensate ad esempio, a Gesù, ecco, alla Madonna, che ha avuto un'apparizione di un angelo, e dopo vedete che eh, Satana si è scatenato attraverso un agente umano che era il re Erode, che voleva uccidere il bambino, e vedete che il demonio è sempre in agguato. Ecco allora non pensate ecco, di avere delle visioni perché delle volte ci possono fare male. Perché sente anche lui, quell'altro, Satana, è molto pericoloso. Ecco. E questo lo vediamo anche nelle apparizioni della Vergine Maria che sono molteplici che ci sono state in vari secoli addietro, ci, saranno, ci sono ancora. Eh, però la Madonna stessa dice: Appena arrivo io, subito dopo arriva Satana. Ecco, questa è la fede. Ecco, sapere che c'è un Dio che si ama, ma anche un terrorista che ci odia cioè il demonio. Ecco. Poi c'è quella formula, sarai una benedizione per molti popoli, è bellissimo, questo è detto anche di Cristo, eh? è una formula che, riferita ad Abramo, ci fa vedere anche il personaggio amato da Dio, nella Sacra Scrittura chiamato anche l'amico di Dio. Ecco, poi l'ultima cosa... E che per te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ecco questo è quello che Dio può dire ad Abramo. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che Israele, che è il popolo eletto, ecco non si, non si deve inorgogliere di essere il popolo di Dio, perché Israele è un mezzo. Ecco, sono. I detentori di tutte le promesse di Dio, della Sacra Scrittura, perché anche Gesù e gli Apostoli erano ebrei. Ecco, però non si devono ingollumire. Chi va in superbia ha perso tutto. Eh. Se c'è una, una, una chiamata del Signore e uno diventa eh, appunto presuntuoso, può, perde, può perdere tutto perché. La superbia è, è un, un peccato gravissimo, è diabolica la superbia. E quindi Israele non è un mezzo, ma è un fine. Ecco, attraverso il popolo di Israele, attraverso Abramo, i patriarchi, i re eh, del popolo, i profeti, gli apostoli, eh, fino ad arrivare a Cristo, sono i detentori delle grandi promesse di Dio a tutta l'umanità, ma sono un mezzo. Il fine è quello di unire tutta l'umanità nella grande schiera innumerevole dei figli di Dio. Ecco, questo è il, il progetto di Dio, questo lo si può dire, perché Dio l'ha detto ad Abramo e anche noi lo dobbiamo sapere come cristiani che tutti abbiamo una vocazione alla conversione dei, dei pagani, dei non credenti, dei lontani, di coloro che hanno un'altra religione, e via da, da tutti gli uomini, perché per noi il prossimo sono tutti gli altri. Per noi, secondo Gesù, il prossimo è l'altro, chiunque sia. Quindi abbiamo tutti una missione in quanto cristiani. Ecco. Poi vedremo che Abram si dice in ebraico: avrà il nome mutato da Dio e si chiamerà Avraham invece che Avram, Avraham. Ecco è un po' diverso. Ma cosa vuol dire? Il Signore gli dice: non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Avraham perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò Genesi 17.5 lo vedremo un po' più avanti ecco allora vedete che le cose che vi ho detto sono suffragate dalla Sacra Scrittura, quindi non mi sbaglio, sapete che mi piace fare molte citazioni perché la teologia, ecco, l'interpretazione della Sacra Scrittura l'hanno già fatta i profeti, i patriarchi, gli apostoli e soprattutto Cristo. Ecco, e qui siamo appunto coinvolti tutti quanti in quanto cristiani e stiamo attenti a non perdere la... La vocazione, ecco, e dobbiamo pensare soprattutto agli altri che non hanno la conoscenza di Dio che noi dovremmo avere e speriamo di averla. Pace bene a tutti e a buona giornata.